Bentornati regà e benvenuto per chi è nuovo nel canale ragazzi. Allora, oggi duplicazione in solo dopo l'ultimo aggiornamento del cazzo che hanno fatto. Quindi possiamo iniziare con i requisiti ragazzi. Mi raccomando, questa è una duplicazione in solo, funziona attualmente, approfittatene. Quindi requisiti ovviamente base operativa con all'interno Avenger e officina ragazzi. All'interno della base deve esserci il veicolo da sacrificare e i veicoli che vogliamo duplicare e il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche. Quindi guardate bene il video ragazzi, e la base deve essere piena di veicoli a tappo. Quindi una volta che abbiamo la base piena a tappo, dobbiamo avere ragazzi il CEO con il piano B1, ragazzi col piano 1 pieno di veicoli a tappo. Mi raccomando, deve essere pieno. A questo punto, se volete usare il teletrasporto, vi attivate le gare ragazzi dal menu interazione, opzioni, icone, mappa, così avete le attività visibili e potete teletrasportarvi se avete qualcuno su cui partecipare. Quindi ragazzi, adesso non ci resta che partire con il video, ma prima sigla, raga. Ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi le completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Eccoci qua ragazzi, allora con la duplicazione in solo possiamo partire con la duplicazione. Ci dirigiamo regà sulla ISI, il veicolo che dobbiamo duplicare. Ma prima vi voglio spiegare bene una cosa ragazzi che è fondamentale, un consiglio personale per fare la duplicazione fatta bene. Nel primo slot regà della base operativa mettete la ISI, il veicolo che volete duplicare. Nel secondo slot della base operativa mettete il veicolo che volete sacrificare. Nel terzo slot mettete il veicolo da cui volete prendere le modifiche, ragazzi. Non guardate che è una Deluxe perché io non avevo voglia di spostarla, la brucerò poi. Quindi saliamo sulla ISI, ragazzi, e schiacciamo freccia sinistra per entrare dentro l'Avenger a fare la modifica. A questo punto, una volta che siamo all'interno dell'Avenger, ragazzi, non ci resta altro che schiacciare B o cerchio e A o X per uscire dall'Avenger, ok? In questo punto, ragazzi, fate esci dall'Avenger. Dopo questo breve caricamento, spawnerete di nuovo dentro la base operativa. Dovete semplicemente risalire sulla ISI perché vi farà scendere, dopodiché uscite accelerando. A questo punto, ragazzi, una volta fuori andiamo a recuperare il veicolo del civile. Dopodiché, una volta che abbiamo recuperato il veicolo del civile, mandiamo al deposito la ISI, ragazzi, dal menu interazione, e portiamo il veicolo del civile all'interno della base operativa, raga. A questo punto ci darà il messaggio di attenzione di sostituire il veicolo. Noi accettiamo questa allerta, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo dentro la base operativa, non dovremo sostituire assolutamente nulla. Quindi schiacciamo B per annullare o cerchio se giocate da PlayStation, ragazzi. A questo punto accettate questa allerta, dopodiché vi dirigete di nuovo sul veicolo che dobbiamo duplicare. A questo punto dobbiamo rischiacciare, raga, freccia a sinistra. Ogni volta aspettate che si accende la ISI, dopodiché. Dopo un breve caricamento saremo all'interno dell'Avenger a piedi, ragazzi. A questo punto ci dobbiamo dirigere in questo punto dell'Avenger dove c'è la porticina e dovremmo spammare A o X se giocate da play, ragazzi, per andare dentro il vano. Ma non ci farà fare niente, quindi ci farà questo lampo nero e dopo un po' ci butterà fuori da solo dall'Avenger. Saremo nella base operativa e dopo un po' ci butterà fuori anche dalla base operativa, ragazzi, e saremo fuori dalla base operativa. Una volta che sarete fuori dalla base operativa, dovremo teletrasportarci, ragazzi, dal CEO. Oppure, se non volete teletrasportarvi perché non ci riuscite, ragazzi, potete usare o il veicolo del civile oppure il veicolo speciale, tipo uno Sparrow o un Buzzard, ragazzi. Io userò il teletrasporto.
A questo punto, una volta che siamo dalle parti del CEO, regà, andiamo a rubare un veicolo del civile, mi raccomando, è fondamentale. Dopodiché dobbiamo aprire il telefono e andare a richiedere il veicolo, ragazzi, che vogliamo sacrificare, che è nella base operativa, che sta nel secondo slot, come vi ho spiegato all'inizio del glitch. Quindi io ora vado sulla base operativa e, come vedete, nel secondo slot ho la LG, che è il veicolo che sacrifico per fare la duplicazione, ragazzi. Quindi quando siamo davanti al CEO andiamo a richiedere la LG. Una volta che arriva la LG, che la vediamo, ragazzi, in mappa, che è davanti a noi, come ben vedete, possiamo entrare nel piano 1 del CEO, che, come vi ho detto prima, deve essere pieno a tappo di veicoli. Ci darà, ragazzi, questa allerta. Noi accettiamo l'allerta. Ci sarà una schermata buggata. Aspettate qualche secondo e, in teoria, se il glitch sta funzionando, dovete spawnare all'interno della base operativa. Ragazzi, se capita che non spawnate all'interno della base, riavviate GTA, cambiate sessione e vedrete che il glitch funziona. Attualmente è funzionante. Quindi a questo punto dobbiamo andare a fare una modifica alla nostra ISI, ragazzi, ma non facendo la freccia a sinistra, ma facendo freccia a destra. Quindi una volta che siamo sulla ISI, freccia a destra, regà, facciamo una modifica qualsiasi, potete fare quella che costa meno, è indifferente. Dopodiché schiacciamo B o cerchio e facciamo esci dall'officina. A questo punto saremo frizzati, ragazzi, non ci farà scendere dal veicolo. Quindi noi, per scendere dal veicolo, dobbiamo fare freccia a sinistra per andare a fare una modifica dentro l'Avenger, ma noi non andremo a fare niente. A questo punto, una volta che siamo dentro l'Avenger, cerchio o B per uscire, ragazzi, andando su esci dall'Avenger. Una volta che sarete fuori dall'Avenger, regà, come per magia la LG che era a fianco alla ISI diventerà una LG. Quindi abbiamo fatto già la prima duplicazione. Se volete potete anche fermarvi qua se avete una targa personalizzata e vendete magari poco e non ve ne frega tanto avere ISI a non finire. Se invece volete la targa diversa, ragazzi, dobbiamo continuare il glitch. Quindi, raga, non fate caso che io sono uscito dalla base, ma voi dovete aprire il menu di pausa e dovete cambiare sessione perché sarete buggati. Quindi semplicemente andate su trova nuova sessione, sessione nuova a inviti. Una volta che saremo, raga, dentro la lobby, andate nella vostra base, se avete rientro ultima posizione tanto meglio, così siete già lì. Dovete semplicemente salire sulla macchina da cui volete prendere la targa, che, ragazzi, sarà questa. Per me, come vedete, la targa è diversa. Quindi salite sul veicolo e dovete fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima, ragazzi. Quindi freccia a sinistra per fare la modifica. Andiamo dentro l'Avenger. Una volta che siamo, ragazzi, dentro l'Avenger, usciamo dall'Avenger facendo B o cerchio e X o A, a seconda di quello che state facendo, di dove state giocando. Una volta che siamo di nuovo dentro la base operativa, ragazzi, semplicemente usciamo fuori con la Deluxo. A questo punto, una volta che siete fuori con la Deluxo, andate a recuperare il veicolo del civile. Quindi scendete dalla Deluxo, mandate al deposito la vostra Deluxo, regà, prendete il veicolo del civile e lo portate dentro la base operativa, regà. Come nel passaggio precedente, stiamo facendo praticamente la stessa identica cosa. Quindi, una volta che siamo a questo punto, come al solito, andiamo ad accettare questa allerta ed entriamo dentro la base operativa. Quindi, ragazzi, non andremo a sostituire nulla e annulliamo tutto quanto e accettiamo l'allerta. A questo punto dobbiamo risalire, regà, sulla Deluxo e schiacciare freccia sinistra per entrare dentro l'Avenger. A questo punto, una volta che siete all'interno dell'Avenger, sarete a piedi. Dovete andare dove sta la solita porticina, ragazzi, e spammare A per uscire. Non vi farà uscire, vi farà questo lampo. E poi aspettate che vi sbatta fuori dall'Avenger, dopodiché vi sbatterà fuori anche dalla base. A questo punto vi dovete teletrasportare vicino al vostro CEO, ragazzi. A questo punto, regà, cambia qualcosa. Noi sì, dobbiamo rubare la macchina del civile e dobbiamo a questo punto richiedere la ISI che abbiamo duplicato. Quindi dobbiamo richiedere la ISI che sta nel secondo slot.
A questo punto, una volta che siamo sicuri che la Issy è spawnata in lobby, regà, dobbiamo entrare dentro il piano 1 del CEO, ragazzi, che deve essere pieno di veicoli, mi raccomando, fondamentale. Quindi a questo punto saremo dentro la base operativa dopo una breve schermata glitchata. Accettiamo il messaggio e quando siamo all'interno della base operativa, ragazzi, saliamo sulla Deluxo, che in questo caso è il veicolo che io userò per prendere la targa, e andiamo a fare una qualsiasi modifica. A questo punto usciamo dalla Deluxo, regà, e saliamo sulla Issy. A questo punto, una volta che siamo sulla Issy, semplicemente usciamo dalla base operativa, regà. Una volta fuori dalla base e sbada bam, la targa della Issy, regà, sarà cambiata, come ben vedete. A questo punto non ci resta altro che andare a salvare il nostro veicolo. Quindi vi richiamate nel vostro centro operativo mobile dal menu interazione e ci portate la Issy dentro, e così andrete a salvare il veicolo e ve ne fate quante ne volete, ragazzi. Questo glitch non è massivo purtroppo, però permette di fare le Issy da soli, regà. Quindi entrate dentro il vostro centro operativo mobile, sostituite se avete un veicolo all'interno, quindi non perdete niente perché andrà dentro la base, e avete salvato il veicolo. Oppure, regà, se volete lo potete vendere subito appena uscite dalla base. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e sbada bam, regà, al prossimo video. Buona visione.